Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio. Basta che credi in te per arrivare fino in fondo. La strada è lunga, ma il tuo sogno è più forte che mai. Sei solo che può conquistare la vittoria facendo parte di una storia. 100 anni di noi, più forte calcerai la punizione che ti han fischiato sotto il 7 farai gol. Invece dai, corsa lenta, piano piano, ma tu non hai mai corso in vita tua, dai, piave. Oh, non hai mai corso in vita tua tu, oh. Però adesso ho capito, adesso però quando è finito, un po' stressato Alberani. Alberani si è presentato oggi dicendo che è stressato. Ma c'è Alber? È vero. Che succede? Cosa c'è? Il lavoro stress. Ma se non l'avevi mai lavorato in vita tua, Alberani? Ha cominciato da poco ed è già stressato. Stressatissimo. Panchina oggi, allora. Se potessi giocare a calcio sarei meglio. Stai panchina oggi. Va bene. Bravo.
Guarda lui che è più bello. Dillo che sei scarso, Zatti. Sì, sono scarso. Logo del c'è, sei scarso. Il più scarso. È scarso, Zatti. È il più scarso. E il più piccolo. Come ti sei permesso di fare due gol per sera? Chi te l'ha detto di farli? Ah sì. Ti hai rimandato i tedeschi a casa tutti incazzati. Solo perché erano tedeschi, se no non li facevo. Si sarà sbagliato. Ma io sono allenatore, faccio allenatore. Cioè, questo è l'unico che si presenta. Andiamo a giocare con Gucci-Bot suo, neanche Gucci-Bot la società. Fagli una ultima. Vabbè, mister, non è che tu sei vestito meglio, però. Sempre quello che lancia le frecce nel film. Robin Hood, la foresta di Sherwood. Riprendi sempre. Lasciamo stare. E poi si è realizzato. Oh, no. Buongiorno, buongiorno a tutti. Gli occhiali tattici, Ah, mi sa perché gli occhiali. Giocatore KK. Maricones! Vai, Maricones! Oh. Vamos, vamos! Vamos, equipo! Vamos a Galarra! Galarra non lo so. Musica? Musica ci sta. Ragazzi, io se non vengo a mettere musica io, voi siete morti, Così, Così, bisogna avere un po' quel spirito, questo è il spogliatoio. Siamo? Allora, i primi 11 e poi dopo cambiamo quasi tutti. E qualcuno non la fa la partita, si allena, dopo vi dico chi sono. Allora, Calderoni, Vitali, Muccioli, Krastev, Brando, Cialotti fa il centrocampista centrale, Candoli a destra, Merrone a sinistra, Lago, Brunetti, Alberani, i primi 11. Allora, dobbiamo fare, giochiamo contro una buona squadra, questi qui sono una buona squadra, sono quarti in classifica, il girone di là, bisogna fare una partita, un allenamento, ma dare intensità, giocare a due tocchi come abbiamo fatto primo tempo un pochettino, secondo tempo di giovedì. Muoviamo la palla a metà campo da dietro veloce, quando arriviamo cerchiamo subito gli attaccanti, se riusciamo a cercare sugli attaccanti, e poi gli attaccanti vanno uno contro uno, ci danno il tempo dell'inserimento, è molto importante provare le cose che fra due settimane si gioca, io fra due settimane quando cominciamo a giocare voglio una squadra pronta, Mi è rimasta la bandierina e poco altro. E com'è questo declassamento da parte della società, scusa? Il mondo cambia, c'erano due scelte, o il guardalinee o l'aiuto magazziniere, però lì non avevo speranze, allora mi sono dato a fare il guardalinee. Meglio, eh? Sbandieratore, detto anche lo sbandieratore. A generation lost to doubt, washed out and jaded. They try to keep us down, we'll rise up. Ma il Verona c'è, Gonnella, incredibile, il pareggio dell'Hellas al 41esimo, Natale, Gonnella. Secondo gol in maglia giallo blu per lui, ma il primo in Serie A. Molto contento oggi perché è venuto un mio ex compagno di squadra a trovarmi l'anno di con Novellina Ravenna, Natale Gonnella. Vi seguivo, poi dai, un piacere venire qua. Grazie. A vedervi, soprattutto per Enrico, dai, che ho avuto piacere di giocarci insieme quell'anno lì, poi è rimasta amicizia e quindi oggi, dai, col fatto che non giornata libera, ho detto dai, vado a vedere questa partita. Come stai? Bene.
molli niente. Vabbè, è colpa sua, mi rompe il cazzo. Ho già rinnovato per l'anno prossimo. Biennale di 3 anni gli hanno fatto. Biennale di 3 anni. Da speaker a... Hai visto? Ho fatto, non so se è una carriera positiva o negativa, sono passato a guardaline, non so se... Sì, però devi guardare la partita però, Non mi scappa niente, Simone! Non mi scappa niente, lo sai, non mi scappa niente. Sta sgridando qualcuno, il mister, guarda. C'è il mister qui. Aspetta, guarda il mister. Oh, vai, veloce, gira sta parte. Hai sempre seguito il Cervia tu? Sempre, per tutta la vita. Ma noi abbiamo fatto 14 anni la quarta serie, che era C2. È vero, no? Non è che siano una cazzata. Ma adesso giocano meglio di prima, molto meglio. Ma Gullo era forte, però, vero? Sì, ma abbiamo avuto... Gullo è lui. A te mi conosci allora? Sì, sì. Tu sei il marinaio del Papa. Sì, no, sei venuto anche a mangiare da me al Ciclo. Sì, sì, e non ho neanche campioni, con i campioni. Bravo. Con quei ragazzi, vero? Ah, vero. Sei le palle, allora gli dici che non è fallo. Te lo meriti. Il successo è un lavoro di gruppo. Automa Group e le sue consociate ABC Trading e Automa Clean. ABC Trading rivende materiale di saldatura, utensileria e ferramenta per industrie privati. Vanta di un rinomato centro assistenza autorizzato. Automa Clean è tutto per l'HACCP, prodotti monouso per il settore Horeca, pulizia industriale e professionale. ABC Trading e Automa Clean, il lavoro di gruppo per fare della tua impresa un successo. Guagnelli Stefano, sono il titolare della Guagnelli Infissi. Guagnelli Infissi tratta serramenti in PVC,
inferriate, porte blindate, porte interne, tende da sole, danzariere, pensiline. Nasciamo nel 1995 come produttori di serramento in alluminio. Col tempo ci siamo evoluti e abbiamo smesso nel 2010 la produzione e facciamo attualmente la commercializzazione e la posa in opera. Trattiamo come aziende, trattiamo la Oknoplast, seramenti in PVC, che è un'azienda molto rinomata e affermata. Ci troviamo in via Romea Sud 25 a Cervia. Veniteci a trovare, sarete accolti con la massima disponibilità e cercheremo di risolvere ogni vostra esigenza. Signor Guardalini, cosa c'è in testa? Cosa hai messo in testa? Viene giù la Brezza. Sì, ma guarda, alzi la bandierina però è fuori, eh. Dai, cerca filo, dai, filo! Disturbare. Sono concentrato, dai, poi mi vieni a disturbare. Dopo. Occhio, occhio che va fuori, dica sulla bandierina, eh. Sai che sembra un pisello o un qualcosa lì. Leo, vai, Leo! Vai, io! Leo! Esci fuori! Bravo, bravo! Bravo! È stata una partita molto dura a livello fisico, ci siamo tirati delle belle stecche perché dai, un po' di condizioni siamo indietro, quindi si arriva in ritardo, ci sta, però il bello del calcio è anche darsi due botte e concentratissimi per i nostri obiettivi, prima di tutto salvarci, poi si vedrà. Alberani, come mai eri? Sei nervoso oggi? Proprio la mia che vengo qua a fare amichevoli. Cos'è successo, Alber? Okay, no. Che è successo? Che è successo? Abbiamo le immagini, eh? Appunto. Quindi occhio a quello che dici, eh? Appunto, abbiamo le immagini. Bisognerebbe legarli tutti. Un amichevole del genere, fate le entrate così. Vabbè, fate la pace dopo. Ma che pace? Niente, sabato abbiamo fatto questa amichevole. È stata un'amichevole più tirata di quello che si pensava, nel senso che è stata quasi una partita di campionato, perché c'è stato un agonismo fuori da ogni logica, a mio modo di vedere. È stato un po' di screzio, soprattutto mio e con qualche altro giocatore della squadra avversaria. Per carità, sono cose che nel calcio capitano, io non ho rancore assolutamente. Secondo me si è esagerato un pochino, perché comunque abbiamo rischiato pure di farci male, una partita dove obiettivamente non contava nulla. Quindi abbiamo esagerato un po', però dai, io di solito mando giù alla svelta quello che succede in campo, perché è giusto che sia così, e niente, sono rimasto un po' male perché comunque ho dei lividi, un'amichevole da un po' che non mi capitava, però dai, la cosa buona è che comunque anche i miei compagni hanno avuto, anche loro sono stati lì sul pezzo, ci hanno dato. Sicuramente questo amichevole ci ha già preparato per iniziare il campionato e speriamo nel migliore dei modi. E niente, comunque la partita è stata dura, intensa, più di quello che mi aspettavo, e niente. Adesso testa al campionato e vediamo come va, dai. Questa è un'entrata che mi hanno fatto stare nell'amichevole dopo 10 minuti. Così, a gamba tesa, da dietro, palla persa, non ce l'avevano più loro. Un po' eccessivo, dai. Però il calcio è questo, dai. Faremo una ragione. Forza Cervia! Benvenuti all'angolo della cultura 2.0.
Prima di iniziare però, Raggio, devo chiederti una cosa. A me ti puoi riprenotare come ai vecchi tempi? Grazie. Già perso. Allora, avete 15 secondi di tempo per dirmi 5 nomi di tennisti a partire da ora. Allora, perdonate la scrittura, ma non me l'ha insegnato a scuola. Federer. Sì. Roger di nome. No, va bene. Va bene, va bene. Nadal. Djokovic. Ma manca la B. Andiamo avanti, aspetta. Vabbè, 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 ragazzi, però. Berrettini, finiamo con due italiani. Berrettini. Sì. E Sinner. Io giocavo in casa, è perché le mie non valgono. Rebe, se ne sentiamo uno. Certo, no, no, no. Nadal. Fai vedere bene la telecamera, scusa, vieni qua. Djokovic. Scusami, la telecamera qua, puoi farlo vedere? Sì. Vediamo, dalla regia. Neanche in argentino si scrive. Sì, lei faccia gli affari suoi. Si faccia gli affari suoi. La Sabatini. È un ex tenista, vale anche lei. Del Potro. Del Potro. E Federe. In questo caso, vabbè. Secondo me è pari. Cioè, stai attento, mi sottovaluti. È pari. E tu non guardare il mio foglio. No, ma cancellate. Questa domanda varrà 2 punti. Dai. Pronti? Avete 20 secondi di tempo per disegnare un cavallo. Ma chi è che scrive queste? Chi è l'autore di questa? Salutiamo Papus. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Sulle mani come a Masters! Ma cos'è che schifo è? Ah, scusa, fai vedere la telecamera. Fai vedere la telecamera. Bisogna distinguerlo. Ah, scusate, togli. Raggio, dammi qua. Facciamolo vedere bene la telecamera. Cioè, il cavallo del di Brian. Fai vedere lui. Ma cos'è sto? Cos'è? Io vorrei dire è un batterio questo, cos'è? Questo qui sembra un bassotto. Questo è venuto peraltro male. Notate che comunque si capisce che è un cavallo. Ma cosa si capisce? Sembra una pecora. Dai, non gli ha fatto neanche la criniera, ho vinto io, dai. Cioè. Che schifo, io non so che fare. Un cavallo basso, cos'è? Avete 30 secondi di tempo per disegnare una gallina. Porca miseria, una gallina. Vincere. Ma cos'è un albero di Natale? Un pozzo di neve, cos'è? Voglio perdere con dignità, ma ho fatto addirittura 2 animali. La gallina e il suo nido. Il suo. Che ha riposto l'uovo. Mamma mia, toglila per favore. Però devo dire che, cioè, veramente è architettura moderna. Lucio invece cosa fa? Io vado sul semplice. Fai vedere! Fai vedere la telecamera! Questa è la gallina di Lucio! Cioè, neanche mio nipote, 3 anni. Fai vedere? Dai. Comunque allora non posso non vincere perché la gallina non ha la cresta. Ma poi fatti affari tuoi, scusami. Che proprio ignorante. Che sembra moderna, che sembra ignorante. Sembra una gallina messa in un blocco di cemento, sì. Io penso sinceramente che la vittoria oggi la meriti Braggio. No. Ma Braggio! Questo è un complotto. Esulta. Ah.
Allora, oggi giochiamo Bragion, Ceccarelli, Merloni, Cialotti, Novelli, Vitali, Krastev, Brunetti, Mancini, Alberani e Primitivi, eh? Allora, di quattro dietro, Primitivi, fai tu terzino sinistro, Cecca a destra e Krastev a sinistra, eh? In mezzo Merloni, a destra Novelli e Cialo, davanti Brunetti a destra, Mancini a destra, Brunetti e Filo, va bene? Essere aggressivi, fare una partita come abbiamo fatto sabato, con quell'intensità, con quella voglia, con quei concetti, stare concentrati, stare sul pezzo, stare, correre in avanti, fare le cose che abbiamo fatto sabato scorso, la partita che abbiamo fatto con quell'amichevole. Questi sono i concetti da avere. Abbiamo 11 partite e dobbiamo fare tutto con questo atteggiamento. Con numero 28 Cialotti, terzo gol in campionato. C'è poco da commentare. Finito il calcio. Finito il calcio. Di là. Allora, non è che giochiamo con una squadra di ragazzini, 4-0, vuol dire che giochiamo con sufficienza. Siamo tornati indietro di 2 mesi fa. Non è che uno fa 4 gol e pensa di giocare la domenica perché giochiamo contro Castellare e fa 4 gol. Quando siamo bassi bisogna che gli attaccanti vengano bassi, che state alti, ci rimaniamo a 40 metri. Se noi siamo questi non possiamo mai giocare contro attaccanti, ricordatevelo, eh. Non avete capito ancora un cazzo, eh? E non vi voglio incazzare, poi mi vengo qua per fenomeno. Vi rendete conto di 2 mesi fa, di sabato scorso e di adesso? Se è questo che volete, non c'è problema. Però sappiate che la prossima volta che giochiamo, giocano quelli che corrono, non quelli che vanno a fare 4 gol, 5 gol. Poi arrivi 5 volte davanti alla porta, non ti importa. Continui a farlo, che fa? Tira in porta. Stiamo giocando con un ritmo a tua allora, non ci alleniamo, non è questo il concetto. Devi giocare, palla veloce a due tocchi, non devi calciarla 50 metri, ma ti stai vicino a Ceccarelli. Chi si? Modric? Non si Modric! Occhio questo! Vai! Su punizione, ho dimostrato che non è stato un caso quello di sabato scorso, ho fatto ancora più bello oggi in campionato, carichissimi, siamo partiti bene, ma si vede molto il lavoro del mister che sono degli animali. Allora, siamo qui con Ludovico Alvisi, 2 anni a Cervia, campionato per te nuovo, tanta fatica,
ti va dato atto che non hai mai mollato. Oggi lasciamo stare il risultato della partita, però hai avuto l'onore di fare il tuo debutto nel Cervia, di entrare a quarto d'ora dalla fine, e il capitano Luca Ceccarelli, esatto, che secondo me ha fatto un bellissimo gesto, perché il vice capitano era Bragione, noi dalla panchina gli abbiamo detto Cecca, il vice è Bragione, lui ci ha guardato e ha detto non mi interessa, la fascia la do a chi voglio io perché se lo merita. Sono stati ripagati gli sforzi. E ti ha messo la fascia al braccio. Cioè, è stata una gran bella giornata, anche perché è inaspettato, cioè, oggi devo fare, non stando troppo bene, devo stare in panchina a fare... Però il mister ha insistito, quindi sono stato contento e onorato di questa bella giornata. Bene. Ringrazio tutti quelli che ci seguono da casa e forza Cervia. Questo programma è offerto da Automa 2000. Mizuno, sponsor tecnico del Cervia Calcio.